Buonasera a tutti, sono ben felice di iniziare questo secondo percorso di conoscenza intorno all'italiano e questa sera con voi, questa sera parleremo della questione delle isole linguistiche in Italia. È un argomento a me particolarmente caro, è stato, diciamo, tema di numerosi studi sull'argomento. Questa sera inizieremo a parlare, così inizieremo a vedere un po' dove si trovano le varie isole linguistiche in Italia, sparse appunto su tutto il territorio nazionale. E poi, una volta che avremo visto un po' la collocazione di tutte le isole, andremo un po' ad approfondire la conoscenza delle isole linguistiche Walser, cioè le isole linguistiche alemanniche di tedescofone, che sono situate sotto il Monte Rosa. Infatti, il nostro titolo appunto parla proprio di la presenza di una minoranza tedesca in Italia poco conosciuta, i Walser ai piedi del Monte Rosa. Intanto vorrei ringraziare tutti coloro che si sono già associati alla nostra associazione Cultura e Finanza. Ringrazio veramente di cuore per il contributo che hanno erogato ultimamente, sono stati veramente numerosi e naturalmente chiedo a tutti coloro che non l'hanno ancora fatto se è possibile, insomma, di farlo al più presto perché gli incontri online saranno fra poco riservati esclusivamente ai soci e questo sarebbe veramente è un peccato veramente perdere questi momenti così di crescita. Su vari argomenti, su varie tematiche. Andiamo quindi a vedere dove si trovano le nostre isole linguistiche, cioè non dico tutte, ma almeno alcune, andiamo a vedere dove sono situate. Dunque, non ancora, ecco, dalla cartina che appunto, insomma, che abbiamo appena visto, possiamo partire da quelle che sono situate nella zona meridionale dell'Italia, e cioè inizialmente parleremo un po' degli occitani in Calabria e dei franco-provenzali in Puglia. A Guardia Piemontese, in provincia di Cosenza, ancora oggi, più di 300 persone parlano un dialetto di origine occitana. E il paese venne fondato nel XII secolo da rifugiati valdesi provenienti dal Piemonte a causa della miseria, quindi delle gravi condizioni economiche che versavano, e naturalmente dalle persecuzioni. Per secoli, persecuzioni naturalmente religiose. Per secoli, infatti, vissero perfettamente integrati con le comunità cattoliche, ma dopo la loro adesione alla riforma protestante, il cardinale Ghisleri, cioè il futuro Papa Pio, V, decise di annientarli e nel 1561 vennero in gran parte sterminati o costretti a convertirsi. Questo naturalmente provocò uno spostamento di numerosi nuclei familiari verso il sud, che diedero appunto luogo a vari insediamenti in Calabria. I comuni invece di Faeto e Celle in provincia di Foggia formano l'enclave linguistica franco-provenzale della Daunia. La provenienza degli antenati di questa comunità linguistica, dove ancora oggi è utilizzata da circa 1.000 abitanti, e il dialetto franco-provenzale in Calabria non è certa, ma probabilmente facevano parte del contingente di soldati angioini stanziati nella zona alla fine del 200, oppure anch'essi valdesi emigrati, costretti ad emigrare per motivi religiosi. Benché l'origine sia completamente diversa, quella delle isole di cui parliamo adesso, è in gran parte in rischio di estinzione. Questo è un destino che accomuna un po' tutte le nostre isole linguistiche in Italia. Di recente è stato ipotizzato che nel Medioevo l'immigrazione di popolazioni provenienti dall'impero bizantino, a causa di contese religiose e campagne militari, abbia rinforzato le comunità della Magna Grecia già presenti tra il
l'VIII e il VII secolo a.C. La Grecia salentina, e qui appunto siamo in Puglia, è un'isola linguistica che comprende diverse località del leccese. Solo in 5 comuni si parla ancora oggi un dialetto, una parlata definita grico. Oggi il numero dei parlanti sembra attestato intorno alle 10.000 unità, anche se per lo più si tratta naturalmente di generazioni costituite da persone anziane, di generazioni âgées. La zona della Bovesia, la cosiddetta area grecanica, è da secoli la terra della minoranza greca calabrese, ma il numero delle persone che ancora conoscono questo idioma si va via via assottigliando e conta ancora oggi solamente 130 persone. Vediamo un po' che cosa succede. Torniamo indietro per favore un attimo, rivediamo un po' le isole linguistiche croato-molisane. Il croato-molisano è un idioma ancora parlato da circa 1.000 persone in 3 comuni della provincia di Campobasso, a noi molto vicini, Acquaviva con le Croce, Montemitro e San Felice del Molise. Altre comunità si trovano naturalmente in Sardegna, cioè nell'Alghero catalana, a metà del XIV secolo. Alghero era contesa tra la Repubblica di Genova e Pietro IV d'Aragona, e quando dopo alterne vicende quest'ultimo ottenne il controllo e la popolazione sardo-ligure originaria venne deportata in Spagna, ridotta quasi in schiavitù, la città venne occupata da questi nuovi coloni di origine catalana attratti dai benefici elargiti dalla Corona d'Aragona. Quindi i sardi autoctoni entrarono a far parte della città e il legame etnico fra i catalani e la popolazione indigena si rinforzò. Si venne così formando l'identità culturale di Alghero e la specificità del dialetto cittadino, una varietà di catalano orientale. Molto brevemente vorrei accennare l'esistenza della comunità degli albanesi di Alberesh del Sud, in particolar modo in Calabria, e della comunità ligure tabarchina di Sardegna. Naturalmente sarebbero tantissime le cose da dire su tutte queste isole linguistiche sparse sul nostro territorio nazionale, ma adesso noi cominciamo via via a parlare esclusivamente di quelle appunto tedescofone ai piedi del Monte Rosa. Quindi le migrazioni valse lungo le Alpi. Allora, dal Vallese, quindi la regione sud-occidentale della Svizzera, dall'alta valle del Rodano, gruppi di origine valser colonizzarono diversi territori alpini in Svizzera. Non solo in Svizzera, ma si spostarono anche nel Liechtenstein, nel nord Italia, appunto, in Austria e in Baviera. Questi coloni erano anticamente, cioè tra il XII e il XIII secolo, delle tribù germaniche che avevano abbandonato i loro insediamenti nel territorio, appunto, alemannico originario, e si erano stabilite in alcune zone dislocate intorno all'arco alpino, attraversando dei valichi particolarmente perigliosi, fino a raggiungere appunto i piedi del Monte Rosa e le vallate. Dislocate un po' in Piemonte e un po' in Valle d'Aosta, poi le vedremo nello specifico. La prima ondata migratoria si spostò dalle testate delle valli vallesane e quelle italiane. A questa appunto ne seguì un'altra che ebbe il suo centro in Valle Formazza, fondando un'altra isola linguistica che è situata appunto in Ticino, chiamata Bosco Gurin. Nello stesso periodo si registrarono altri insediamenti valser nel Liechtenstein, in Austria, nella Grossa Valsertal e nella Kleine Valsertal e nell'Alta Savoia. Infatti da qui vediamo quali sono ancora le zone dove si parla ancora il tedesco valser e dove invece appunto il tedesco valser è in via d'estinzione, e cioè queste zone che sono rosa.
Andiamo a vedere che cosa succede nelle isole linguistiche nord-orientali. Quindi le migrazioni non si sono realizzate esclusivamente in direzione ovest, quindi non le ritroviamo, gli insediamenti non sono dislocati solo nella zona del Monte Rosa, ma sono situate anche nella zona nord-orientale dell'Italia. Queste sembrano essere delle isole particolarmente antiche, fondate intorno al 1100, a partire dall'area bavaro-austriaca, sotto abbiamo i 7 comuni e i 13 comuni veronesi. I primi coloni parlavano appunto un dialetto bavaro-svevo che si distingue dagli altri dialetti delle isole linguistiche provenienti dall'antica Austria. Gli antichi coloni, diciamo le antiche popolazioni che hanno dato luogo a questi insediamenti erano appunto i Cimbri, così denominati dagli studiosi, e abitavano l'altopiano della Lessinia e posseggono una tradizione di lingua scritta a partire dal primo documento rintracciato, diciamo così, del 1600. Si tratterebbe di un catechismo cimbro. Intorno al 1280 venne fondata la prima colonia dei 13 comuni nella Valle d'Iliasi, a nord di Verona. Quindi a partire dal XIII secolo ha luogo la colonizzazione degli altipiani trentini della Valle dell'Eno ad opera dei 7 comuni vicentini e dei 13 comuni veronesi. Negli ultimi secoli il lessico originario dei dialetti tedeschi è stato fortemente influenzato dagli italiani, perché la popolazione usa parole italiane per denominare nuovi concetti e quindi a questo scopo introduce prestiti romanzi, cioè o italiani o delle parlate vernacolari o delle parlate appunto nella zona dove sono situate queste isole. In generale, come vedremo per le isole occidentali, queste antiche lingue tedesche hanno subito nel corso del XX secolo un processo di indebolimento anche a causa di cambiamenti economici e dell'aumento dei matrimoni misti. Andiamo a vedere che cosa succede sul versante occidentale dell'arco alpino, e cioè nello specifico l'area che a noi interessa maggiormente. Sul versante occidentale delle Alpi italiane sono quindi distribuite in Piemonte e in Valle d'Aosta, nell'area intorno al Monte Rosa, le isole linguistiche alemanniche o alemanne, che dir si voglia, ad eccezione invece di Formazza, che è situata ai confini con la Svizzera a nord del Lago Maggiore. Quindi in Piemonte abbiamo le comunità di Rimella, Macugnaga, Alagna e Formazza, purtroppo Rima è estinta, quindi non esiste più, mentre in Valle d'Aosta, lungo la Valle dell'Is, rintracciamo appunto le comunità di Issime, Gressoney-Saint-Jean, Gressoney-la-Trinité. La prima ondata migratoria, quindi, si spostò da queste, dalle testate del Wallis, e i coloni varcarono le Alpi stanziandosi dapprima nella Valle Anzasca, sul versante meridionale del Monte Rosa, fondando quindi Macugnaga, Gressoney e Rimella. Successivamente furono fondate le comunità di Alagna, Ornavasso, Rima, Carcoforo e Campello Monti. Queste ondate migratorie presenti ad altitudine non inferiore ai 1200 metri si chiamano quindi Walser o Walliser, cioè abitanti dell'area geografico cantonale del Canton Punto Wallis. C'è da aggiungere che gli stessi Walser hanno scoperto, attraverso gli studi condotti su di loro, di appartenere a questa minoranza e rendersi sempre più consapevoli della preziosità del loro bagaglio linguistico e culturale. Tutti questi spostamenti, quindi, avvenuti tantissimi e diversi secoli fa, hanno determinato una
così, giusto per dire due parole sulla lingua, hanno determinato una mescolanza di lingua, di cultura, perché i coloni hanno portato con loro, naturalmente, la loro matrice linguistica e culturale, dando luogo quindi a fenomeni di vario genere. Ora, i codici parlati in alcune di queste lingue, sono, in alcune di queste isole linguistiche, sono naturalmente, diciamo, in un rapporto, come dire, quasi di scelta dell'ambito comunicativo, cioè a volte queste persone, nella comunicazione ordinaria parlano 3, 4, 5 lingue contemporaneamente a seconda, della persona con la quale stanno parlando. E poi vedremo in che modo differiscono le isole che sono situate in Piemonte e quelle che sono situate in Valle d'Aosta, perché i codici in Valle d'Aosta sono molto di più. Allora, noi qui vediamo un esempio di casa Walser, molto interessante la presenza di queste abitazioni che sono ancora appunto abitate da alcuni residenti, ma sono in alcuni casi anche unità abitative per le vacanze, per i soggiorni così, diciamo, limitati, temporaneamente limitati. E sono particolarmente interessanti da un punto di vista architettonico perché sono costruiti appunto su una base in pietra e poi il resto invece della struttura è esclusivamente in legno. La parte sottostante, quella in pietra, serviva naturalmente per proteggere la casa e anche il fienile, la parte di fieno che era contenuta appunto nella zona inferiore, per proteggerla dall'attacco di eventuali animali che avrebbero potuto, insomma, distruggere in dispensa quello che era il raccolto che era importante avere per l'inverno. Quindi i tetti erano tradizionalmente coperti con lastre di ardesia, caratteristica pietra delle Alpi occidentali, non facilmente reperibile in altre zone dell'Italia, e le balconate esterne erano protette appunto da uno sporto del tetto, erano dei solpalchi in legno che corrono intorno alla casa e erano utilizzati per essiccare i prodotti agricoli. Ora andiamo a vedere un po' che cosa succede in un'isola linguistica. Le isole linguistiche Piedemonte Rosa parlano diverse lingue e un'isola linguistica è una colonia, cioè una zona, una comunità linguistica chiusa, relativamente piccola, però situata in un'area in cui appunto si parla un'altra lingua. Quindi isola linguistica è una zona circoscritta dove si parla una lingua. Intorno invece se ne parlano altre. Nel caso delle comunità di Rivella, possiamo vedere che il rapporto che c'è tra gli elementi codici linguistici è quello di dilialia, cioè abbiamo in questa comunità si parlano italiano, piemontese e ticciu, cioè questa lingua appunto di origine tedesca. Non la stessa cosa, cioè una situazione più complessa, invece, sì, un attimo solo, si verifica ad Issime, cioè lungo la valle dell'Is. Cioè, dunque, in Piemonte il rapporto tra i codici è 2 o 3 contemporaneamente, mentre in Valle d'Aosta i codici linguistici sono da 3 a 5, a seconda della comunità. E quali sono le lingue che si parlano quindi dunque, lungo la valle dell'Is? Sono appunto l'italiano, il francese, sono le due lingue principali, le due lingue diciamo standard, il piemontese, il franco provenzale o patois e naturalmente nelle nostre isole linguistiche alemanniche si parla il teochew o il ticciu, a seconda della comunità di cui parliamo. Ora, per darvi un'idea così di come effettivamente parlano i nostri simesi, ho riportato una piccola ricetta, una ricetta del riso al latte,
contenuta appunto in un ricettario pubblicato dall'Associazione Culturale Augusta e redatto da due autori che sono appunto Imelda Ronco e Michele Musso. E andiamo a leggere la ricetta per vedere un po' dal vivo come parlano gli simesi. Vi leggo così brevemente la ricetta di Kireis. Allora, gli ingredienti sono 2 cans milk, 2 liter cans milk, 300 gram reis, 30 gram anche, Swals cannulum. Lecken de Swals milch en gruene Swals de cannulum de anche, mierun tri de reis, gen estiotero en beishurun et zweir. Wen da reis is xotnu, lon betnu, 5 minuti, aber zweir, stieren tan un tan. Allora, cosa dobbiamo fare per fare questa ricetta? Allora, portiamo a bollore il latte, lo saliamo un poco, salare un poco, aggiungere la cannella, quindi cannulù e cannella. Come vediamo, questo è un lemma che rintracciamo facilmente. The Ankh è invece il burro, il reis è ovviamente il riso, o reis. Rimestiamo il rice e qualche altro elemento che forse riusciamo a rintracciare come un elemento romanzo e tan un tan, cioè di tanto in tanto. Ecco, questo è un esempio, il ricettario è particolarmente interessante perché è un ricettario in quadrilingue. Quindi che è stato tradotto dal dialetto di Sime, dal dialetto alemannico di Sime, in italiano, in tedesco e in francese. Andiamo invece a vedere con questo esempio poetico di Anna Maria Bacher, una famosissima, bravissima poetessa di Formazza, la cui sì, insomma, la poesia è stata tradotta esclusivamente, quella che presentiamo ora è stata tradotta esclusivamente in italiano. Ricordiamo che Formazza si trova appunto nella Valle del Toce, cioè al ridosso di Domodossola, quindi in una zona completamente differente da quella plurilingue valdostana, invece dove c'è una situazione di quasi di lalia, di diglossia, diciamo così, e leggiamo questa poesia di Anna Maria Bacher. De rosa in morgue, lach das Setöl, glätz, uf de miel tu blätter, verleugt wes nit, obs freitig tranaschen, ols de zeka, fam e fredrus, fernis, Lach das Glätzer, et zunna trechnet und trechtet. Lascia che brilli la rugiada sui petali morbidi. Chi guarda non sa se sono lacrime di gioia o il segno di un dolore. Lascia che brilli, il sole asciuga e consola. Ecco, questa è una poesia tratta appunto dalla raccolta Litterinciatta, che significa Luci e ombre, di Anna Maria Bacher, e intitolata quindi La rosa al mattino. Io direi che possiamo concludere questo brevissimo incontro con i Valzer d'Italia con appunto un ringraziamento, Vratus Gott, cioè grazie a Dio, vi ringraziamo infinitamente dell'attenzione e vediamo se ci sono delle domande a proposito di quanto abbiamo asserito finora.
Allora, gli enti locali possono fare qualcosa di più rispetto a quanto fatto finora per valorizzare queste isole linguistiche? Sì, dunque, intanto dobbiamo dire che quanto fatto finora senz'altro è stato, almeno fino ad ora, sufficiente per far conoscere la presenza di queste isole linguistiche. È importante che si abbia consapevolezza della presenza di queste isole linguistiche. Allora, la legge numero 482 del 1999 sulle minoranze linguistiche storiche, diciamo così, è stata senz'altro, fondamentale perché ha delimitato un perimetro a numero chiuso di minoranze linguistiche. E ha contemplato varie isole, tra le quali appunto anche quelle che abbiamo menzionato poc'anzi, cioè le isole Arberesh, le isole nostre croate molisane, appunto molto vicine a noi da un punto di vista geografico, e naturalmente anche le isole Walser. Però senza dubbio una legge, seppur particolarmente sensibile, attenta, seppur particolarmente ben contemplata, ben applicata, ben implementata, eccetera, non è sufficiente. È necessario che soprattutto a scuola venga sensibilizzata, prima di tutto, la docenza, proprio il corpo docenti verso questa forma di diversità linguistico-culturale, in gran parte anche etnica, e poi per far sì che anche i bambini possano naturalmente convivere con una realtà diversa da quella canonica nella quale appunto normalmente vivono. Non so se c'è qualcos'altro. Allora, gli indigeni di queste isole linguistiche si rendono conto di essere preziosi per il loro patrimonio culturale? Sì, certo, ne sono consapevoli, ma ne sono resi consapevoli solamente negli ultimi, forse, 30-40 anni, cioè nel momento in cui gli studiosi hanno iniziato ad interessarsi alla loro cultura, alla loro lingua, alla loro storia, alla loro evoluzione e soprattutto hanno iniziato a studiare la lingua che attualmente parlano in contatto con quella dominante. Quindi senz'altro ne sono consapevoli perché spesso vengono registrati, vengono monitorati. E vengono intervistati sovente non solo dagli studiosi e dagli addetti ai lavori, ma anche per motivi turistici naturalmente. Per quello che concerne la mia esperienza, sicuramente essendo un popolo, diciamo così, particolarmente conservatore, in alcuni casi hanno avuto un atteggiamento particolarmente reticente nei miei confronti quando mi sono approcciata a loro più di 30 anni fa e ho avuto delle difficoltà inizialmente a farmi accettare. Ma una volta che conoscono la persona, che conoscono le motivazioni che la persona ha per frequentarli, sicuramente diventano più si rilassano, insomma, no? Diventano più collaborativi. E capiscono che la loro etnia, la loro particolarità, l'essere appunto facente parte di un'isola, è senz'altro una grandissima ricchezza e una grandissima diversità che necessariamente si deve fondere con la realtà alloglotta, ma non per questo deve essere sminuita. Sì, penso di aver. Non ci sono, credo, altre domande su questo argomento. Io direi che bisogna sensibilizzare sempre di più gli enti locali, le istituzioni, e per far sì che queste isole linguistiche continuino a sopravvivere.
e andiamole a visitare, andiamole a conoscere, perché è una grande ricchezza anche per noi, sono veramente qualcosa di particolare. Conosciamo anche un pezzo in questo modo della nostra storia, pur non essendo noi naturalmente provenienti da etnie differenti. Io sono certa che la differenza sia una grande ricchezza e una grande piattaforma di crescita per ciascuno di noi. Vi ringrazio molto dell'attenzione, vi auguro una buona serata e vi aspetto per il terzo incontro di Intorno all'Italiano. Grazie ancora e iscrivetevi. Arrivederci a tutti.